Senatore Andrea Olivero, viceministro per le politiche agricole, è passato dalla teoria, dagli incontri, ai convegni di Olio Oliva alla pratica. Qui al Cascin è anche giusto poter vedere e toccare con mano quella che è la produzione in aziende particolarmente vocate alla cultura del territorio, oserei dire. Sì, è sempre importante, oltre appunto a andare a confrontarsi con le organizzazioni e con le istituzioni, anche vedere i produttori. Io credo che l'eccellenza italiana nasca dalla voglia di tanti imprenditori come quelli che incontro questa sera, che hanno affinato le metodologie, hanno ricercato appunto la qualità in maniera determinata e soprattutto hanno una grande attenzione, un grande rispetto riguardo al territorio. Noi dobbiamo sempre più scommettere su una grande alleanza tra le istituzioni e il mondo delle imprese in agricoltura per andare a tutelarlo e rafforzarlo. Onorevole Lorenzo Dell'Ai, presente anche qui in questo incontro insieme al Vice Ministro qui ad Arzeno Doneglia, lei è stato per tanti anni Presidente della Provincia Autonoma di Trento, quindi profondo conoscitore anche delle realtà montane, delle realtà che hanno forse a volte più difficoltà per l'orografia, la conformazione del territorio rispetto alle grandi città costiere, zone che hanno bisogno di attenzione da questo punto di vista. Zone che hanno bisogno di attenzione, ma soprattutto zone che possono dare e stanno dando tantissimo al nostro paese. Ora si discute moltissimo in questi anni in Italia di città metropolitane, di cultura metropolitana, ma l'Italia è prevalentemente un paese montano, rurale, di aree intermedie, e bisogna che questo lo teniamo ben presente, perché gran parte degli italiani vivono in queste zone. E soprattutto dobbiamo sempre tenere presente che il benessere delle popolazioni e del territorio che sta a valle dipende dalla qualità della gestione del territorio che sta a monte. L'azienda agricola Cascini, Arzeno Doneglia e Gianni Massa ancora una volta hanno aperto le porte per ospitare non soltanto il Vice Ministro dell'Agricoltura ma diversi imprenditori, creare un momento di dialogo e di confronto, approfittando del dialogo e del confronto che già c'è a Olio Oliva, portarlo anche in valle, perché poi sono le valli alla fine il cuore pulsante dell'economia agricola di questo territorio. Sì, è vero, hai detto bene Andrea, è stata un'iniziativa che abbiamo preso ai margini di Olio Oliva, approfittando della presenza del Vice Ministro, che tra l'altro è un amico, quindi è una persona molto molto disponibile e veramente votato per l'agricoltura. E prendendo questo spunto, questa occasione, l'abbiamo invitato qua a vedere il nostro olio, uscire il nostro olio, l'olio delle olive taggiasche, l'olio delle nostre vallate. E assieme a lui è venuto anche Dell'Ai, che ci ha fatto veramente piacere averlo qua con noi, e la eurodeputata la Renata Briano. Sono quei momenti che servono al nostro introterra e alla nostra zona per far verificare, toccare con mano quelle che sono le nostre prerogative di lavoro e soprattutto le nostre piccole e grandi necessità dell'entroterra. La presenza del Vice Ministro per le politiche agricole è un'occasione anche per il Comune di Cesio, qui c'è il Sindaco Fabio Natta, un esponente del governo, sicuramente persona a cui fare riferimento per cercare di portare delle istanze che sono istanze del territorio, non di campanile poi alla fine. Senz'altro, e ci onora oggi avere qua il Vice Ministro all'agricoltura. Credo che non capiti tutti i giorni per un piccolo comune come il nostro, e un grazie particolare va a Gianni Massa che ha saputo organizzare ancora una volta questo bell'incontro conviviale. Dicevo, non capita tutti i giorni di avere un viceministro in un territorio piccolo come il nostro, soprattutto un viceministro che si occupa di agricoltura, che è praticamente la ragion d'essere della nostra storia, e la nostra storia è l'agricoltura. Noi qua siamo oggi per... Abbiamo avuto la possibilità, la grande disponibilità da parte del Ministro in queste ore che ha trascorso con noi di ascoltare le esigenze del territorio.